Buonasera e benvenuti a questa edizione flash di Occhio alla Notizia. Domani, 1 novembre, si celebra la festa di Ogni Santi. Per l'occasione, al cimitero urbano in Via della Giustizia, sono previste sante messe alle ore 9, 10 e 11. Alle ore 15:30, invece, Monsignor Giuseppe Tintori, vicario generale, celebrerà una santa messa per tutti i defunti. Stasera, su canale 216 di Televoce Cristiana, dalle ore 21 alle 7 di domani, domenica mattina, ci sarà una veglia di preghiera durante tutta la notte in diretta con la recita della Coroncina, la Divina Misericordia e il Santo Rosario per celebrare tutti i santi. La veglia verrà trasmessa anche sul canale 17 di Fano TV a partire dalla mezzanotte. Per la giornata di lunedì 2 novembre è prevista alle ore 10 la commemorazione dei defunti al Monumento alla Resistenza in Piazzale Malatesta con la deposizione di una corona d'alloro. Si proseguirà alle 10:15 al Monumento ai Caduti in Viale Buozzi e alle 10:30 all'interno del cimitero urbano per la celebrazione della Santa Messa con la deposizione di una corona d'alloro al cippo dei caduti in guerra. Una rapina è stata messa a segno intorno alle 18:30 di oggi pomeriggio qui in questo supermercato, l'AEO di Calcinelli di Saltara. Il rapinatore, prima di raggiungere questo supermercato, ha rubato un'auto, una Panda, la vedete qui parcheggiata. L'ha presa ad una donna minacciandola con un'arma giocattolo, poi è salito, è arrivato sin qui, ha parcheggiato l'auto e si è diretto nelle casse di questo supermercato. Ha praticamente preso le mani, ha bloccato una cassiera. Niente, io mi trovavo in cassa, lavoravo tranquillamente, vedo arrivare questa persona addosso, insomma, una persona che correva verso di me, mi ha preso le mani e mi ha costretto ad aprire la cassa. Come era vestito? E ho visto un giubbotto beige, ho visto una maschera tipo di Halloween, di Scream. Del film Scream, quella mi è rimasta impressa perché l'ho visto proprio così. E cosa è riuscito a portare via? È riuscito a portare via qualcosa dal mio collega. Il mio collega gli ha dato le banconote più grosse, ma lui ha preso, non si sa perché, dalla cassa le più piccole. Non ha preso le più grosse. Era armato? E no, aveva tipo una chiave, un chiavistello. Mentre stava per uscire, uno dei clienti gli ha fatto lo sgambetto, lui ha perso delle banconote, qualcosa si è tenuto, poi si è diretto di nuovo verso il parcheggio ed ha tentato di salire sulla Panda, ma si è sentito braccato, per cui ha deciso di proseguire la fuga a piedi verso i campi là in fondo. Una donna fanese di 58 anni, residente in un appartamento condominiale a Cucurano di Fano, è stata portata in ospedale con trattamento sanitario obbligatorio. L'intervento dei sanitari si è reso necessario a causa del forte disagio in cui la donna viveva in casa da anni. Una situazione da sepolti in casa, dove nulla veniva gettato nella spazzatura. Una sorta di accumulatrice seriale, che nel tempo ha riempito casa fino al soffitto di scatole, scatoloni, rifiuti e quant'altro. Quando gli agenti della municipale si sono annunciati alla porta, la donna si è barricata dentro, sbarrando l'ingresso dell'abitazione con scatoloni pesanti per impedire ai soccorritori di entrare, tanto che si è reso necessario l'intervento di una squadra di vigili del fuoco di Fano per aprire la porta e convincere la signora a farsi ricoverare in ospedale. È stato inaugurato questa mattina a Fano un nuovo centro per la distribuzione di vestiti. La sede è situata in via Lanci 4, nella struttura dell'ex centro anziani Sant'Arcangelo. La gestione è affidata all'associazione San Paterniano Onlus. I locali sono stati messi a disposizione in comodato d'uso dall'amministrazione comunale e rimarranno aperti il lunedì e il venerdì dalle 10 alle ore 12. Un servizio che fa riferimento al progetto Rivestiamo della Caritas. Al taglio del nastro erano presenti autorità civili e religiose, tra cui il sindaco Massimo Seri e il vescovo della diocesi di Fano, Fossombrone Cagli Pergola, Armando Trasarti, che ha impartito la benedizione. Il bene che si fa è restituire per il bene ricevuto. Questo ci fa superare l'orgoglio, ci fa sentire troppo buoni, ma ci fa risentire giusti. Abbiamo ricevuto molto dalla vita, spesso, e chi fa del bene lo fa come ricambio, mai come potere. A che è stata intitolata la struttura? Ma abbiamo deciso insieme alla presidente della Opera Padre Pio, San Paterniano, di dedicarla ad una figura femminile, che nella storia ormai ha un valore
un valore speciale e che è Madre Teresa di Calcutta. È una donna che si è distinta in una forma di dedizione, di gratuità alla povertà. Quindi per noi è una figura esemplare e una figura femminile che ci interessa davvero, che venga ricordata anche attraverso questa denominazione del centro. E nel centro verranno coinvolti anche i migranti? Sì, ecco, questo fa parte già del protocollo che abbiamo sottoscritto insieme alla Prefettura di Pesaro come Comune di Fano e a tutte le associazioni che hanno aderito a questo protocollo per i lavori volontari, che le attività di volontariato che i migranti a titolo gratuito possono svolgere e vogliono svolgere nel nostro territorio, perché è una forma di riconoscimento anche dell'accoglienza che viene offerta. Questo è uno dei centri in cui è stato avviato già da qualche mese l'opera di volontariato dei migranti, quindi con la Caritas, e quindi ecco, loro saranno qua per aiutare anche i loro fratelli, diciamo. E nella parrocchia Santa Maria Goretti a Sant'Orso di Fano è stato inaugurato invece il nuovo campo sportivo polivalente. Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte Don Giorgio Giovanelli, Don Matteo Pucci, il vicepresidente del Consiglio regionale Renato Claudio Minardi e l'assessore allo sport del Comune di Fano Caterina Del Bianco. Dopo la benedizione e l'inaugurazione del campo sono seguiti giochi per bambini e ragazzi ed un torneo di calcetto per adulti. Un primo segno di un progetto che da tanto tempo stiamo accarezzando. Quindi adesso vivremo la benedizione, poi avremo dei tornei di calcetto in contemporanea nel calcio grande, nel campo grande, il calcio e la pallavolo, e come dicevo un primo passo verso anche i lavori di più ampio respiro che toccheranno l'ex teatro parrocchiale, che entro la fine di novembre dovrebbe iniziare. Un grande esempio questo per tutta la città. Sì, oggi ci tenevamo a essere qua perché a Sant'Orso qui si sono radunate le più belle associazioni, le più belle persone che vivono attorno a questa bella comunità della parrocchia, che hanno creato un luogo nuovo per vicino a un campo già esistente di calcio 11, un luogo nuovo che ha la finalità di far diventare i bambini, quindi è un grande esempio da portare in tutta la città di persone che si uniscono per i bambini. Anche il CSI di Fano oggi presenta questa inaugurazione. Siamo onorati di essere qua nella parrocchia di Sant'Orso perché siamo tornati finalmente dentro una parrocchia e abbiamo l'intenzione di ricreare gli oratori a Fano che mancano ormai da anni nel centro sportivo italiano di Fano. Come SD Fornito Sant'Orso invece siamo contenti che la parrocchia ci ha chiesto una collaborazione per la gestione e tutto per quanto riguarda oratorio eccetera. I due fanesi, Marco Savelli e Roberto Polverari, parteciperanno alla maratona di New York in programma per domenica 1 novembre. Gli atleti porteranno una fiaccola ideale per il piccolo Federico, il bimbo fanese di 5 anni affetto dal morbo di Crab, per il quale in Italia al momento non esistono cure. Savelli e Polverari domani indosseranno una maglietta con la scritta «Per favore, Presidente Obama, ci restituisca il nostro Lisippo», il capolavoro chiamato Atleta Vittorioso, che ora è in possesso del Getty Museum di Malibu in California e che è al centro di una contesa con lo Stato italiano. La scultura infatti fu ripescata nel mare Adriatico da un motopeschereccio di Fano. L'iniziativa è stata presa in accordo con il professor Alberto Berardi dell'associazione marchigiana Le 100 Città, che da anni si batte per la restituzione del bene esportato illegalmente negli Stati Uniti. Ed ora proseguiamo con la pagina degli eventi. Al Teatro della Fortuna prosegue la nuova stagione di prosa con Sarto per Signora. Lo spettacolo con Emilio Solfrizzi e Anita Bartolucci, che ha debuttato ieri, venerdì 30 ottobre, andrà in scena stasera alle 21 e domani alle ore 17. Oggi inoltre nel foyer del teatro la compagnia ha incontrato il pubblico. Ad Aqualagna invece prosegue la Fiera Nazionale del Tartufo Bianco con ospiti d'eccezione, come la stella Michelin 2013 Enrico Recanati, grande protagonista nel pomeriggio di domani del Salotto da Gustare. Ospite della fiera Federico 40, giudice delle sfide tra chef su Rai 1 nella trasmissione della prova del cuoco di Antonella Clerici. Calcherà la tavola del Salotto invece Nicolò Marcucci, dodicenne di Cagli, arrivato secondo alla finalissima di Junior Master Chef 2013.
2015. Occasione imperdibile per i visitatori della 50ª edizione dell'evento è un'ulteriore iniziativa. Italiani e stranieri che compiono 50 anni nel 2015 sono invitati a festeggiare il proprio compleanno ad Acqualagna. Per loro una bella sorpresa al tartufo. Per ritirare l'omaggio intitolato 50 come te basterà recarsi nell'ufficio informazioni della fiera al Pala Tartufo in piazza Enrico Mattei, muniti della propria carta d'identità o di un altro documento di riconoscimento. Oltre alla giornata di domani, la manifestazione proseguirà il 7, l'8, il 14 e il 15 di novembre. E adesso passiamo al calcio di Serie D. Domani allo stadio Gaetano Bonolis di Piano Daccio in provincia di Teramo si gioca San Nicolò Alma Juventus Fano con inizio alle ore 14.30. La trasferta è stata vietata ai tifosi e ai sostenitori granata. Lo ha disposto il prefetto di Teramo sulla base delle indicazioni giunte dall'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive. Come sempre lunedì sera dopo il TG Occhio alla Notizia delle 20.30 trasmetteremo la partita integrale con la telecronaca di Sergio Catalani. E questa era l'ultima notizia. A voi tutti l'augurio di un buon sabato sera e di una buona domenica.